Venerdì 16 ottobre, una spina al fianco, buongiorno. Prima di entrare nel vivo di questa spina nel fianco, vi voglio dire una cosa importante. Ieri ho intervistato il dottor Scoglio per la piattaforma Io Penso e ci ha raccontato appunto di questa denuncia che il dottor Amici ha presentato contro i test falsi. Ne ho parlato con il dottor Scoglio perché il dottor Scoglio ha contribuito concretamente alla presentazione della denuncia con una perizia che nasce da un documento che lui stesso ha redatto e prodotto proprio frutto di una sua ricerca sulla inattendibilità dei test fino al 95%. Questo documento nella sua integralità è pubblicato nella piattaforma e addirittura in home page. Ora, questa denuncia so che verrà proposta a tutti coloro che volessero depositarla nelle procure d'Italia. Agli associati di Io Penso dico che la facciamo come associazione. Io mi sono già preso l'impegno di assumerla e di depositarla presso la Procura di Milano, quindi lo farò io a nome dell'associazione Io Penso e a nome di tutti gli associati. Nella piattaforma c'è l'intervista poi al dottore che spiega perfettamente nel dettaglio queste cose, proprio da dove nasce la motivazione della denuncia, legge proprio la perizia che è stata presentata e tra l'altro a firma sua, a firma del dottor Franchi, a firma dei dottori Gatti e Montanari. Nella piattaforma, tra l'altro, poi ieri con lui abbiamo registrato anche due puntate del suo corso sull'alga Clamat. Ieri proprio abbiamo parlato di allergie respiratorie e problemi della pelle che si curano con questi prodotti che lui appunto produce dall'estrazione dell'alga del lago Clamat. È tutto disponibile in formato corso, trovate il link penso nei commenti in alto. Ora, fantastico, entriamo nel vivo. Non si può più trombare? Ridiamo un pochino stamattina, dai, ridiamo un pochino. Vi voglio far sentire questa intervista a questa sessuologa. L'esperto risponde. Oggi dai, facciamoci due risate. Noi, per rispondere alle tante domande, date tantissime via Instagram, Roberta Rossi, che è sessuologa, la conosciamo da tempo, psicoterapeuta dell'Istituto di Sessuologia Clinica. Ecco, i nostri lettori hanno mandato tante domande. E la prima è la più ovvia. I baci possono provocare contagio? Allora, il bacio è uno dei comportamenti sessuali più diffusi, ma anche quello più a rischio in questo momento, perché sappiamo che il virus si diffonde attraverso la saliva fondamentalmente, quindi anche attraverso le goccioline che vengono emesse nel momento in cui parliamo, nel momento in cui starnutiamo, tossiamo o appunto nel momento in cui baciamo con lo scambio di saliva. Quindi il bacio è uno dei comportamenti che in questo momento dovremmo riservare unicamente in quei casi in cui siamo assolutamente sicuri del nostro partner, della salute sessuale del nostro partner e della salute anche nostra, perché è anche un discorso al contrario. Quindi ma va a immaginare la scena, eh? Dice, tu ce l'hai il certificato? Io ce l'ho il certificato, ci baciamo, eh? Tutto il pathos del bacio, che uno magari, soprattutto la prima volta che uno esce e c'è sempre un po' quella scena che la prima volta non si bacia, la prima volta non te la do, la prima volta insomma. Immaginate uno già un po' timido, no? Io ero uno di quelli. E dici, come cazzo fai? Ma come fai? Questa qua, a parte che fa dei movimenti con la bocca che fanno capire come ce l'abbia anche parecchio impastata, proteggerci ma anche prevenire rispetto alle altre persone.
Aspetta, Dunque, scusate, c'è massima il faro perché c'ho attenzione. poco. Un'altra domanda che è di un nonno. Dice: mio nipote dovrà affrontare la prima volta. Che consigli gli posso dare? Allora, questo purtroppo è un periodo brutto per gli adolescenti perché tutta la parte della scoperta, la scoperta sessuale, del contatto ravvicinato ovviamente è molto a rischio. Quindi diciamo che seguiamo le linee Guardate lo sfondo. internazionali che raccomandano comunque nel caso di un rapporto sessuale, ovviamente l'attenzione all'igiene, quindi la pulizia delle mani, la pulizia anche ovviamente del luogo in cui si può verificare il contatto, l'ambiente che dovrebbe essere il più possibile ampio, il fatto che sia ben ventilato, Sì, chiaro. possibilmente avere contatti che siano il più possibile non ravvicinati, ma il contrario. Quindi privilegiare gli accarezzamenti, la stimolazione reciproca e il tutto purtroppo, ma è necessario, condito da mascherina. Quindi è un momento veramente molto delicato. Adesso la Molto faccia. delicato e complicato. E anche qui un'altra domanda di No, un lettore che un dice: attimo, prima ci dobbiamo riprendere quella precedente. Cioè, avete capito? Bisogna prendere le misure della stanza. Perché deve essere ampia. Cioè, quindi in ascensore insieme a fa. E poi non è, cioè, devi stare attento, ti devi lavare le mani, ti devi insomma, disinfettare, ti devi andare in giro con la mucchina. Poi con la mascherina, con la mascherina. Tua. domenica incontro una ragazza, ma se ci piacciamo cosa si fa? Insomma, difficile improvvisare in questo Chiama la contesto. dottoressa. Assolutamente sì, diciamo che le situazioni più sicure sono quelle delle persone conviventi e persone che sappiamo, di cui sappiamo ovviamente il comportamento anche eventualmente all'esterno. Quindi i nuovi incontri devono seguire le stesse regole che abbiamo detto prima, quindi se proprio non è possibile evitare il contatto, ma in questo momento può essere anche buono, diciamo così, sostare un po' sul corteggiamento, sulla conoscenza reciproca, senza necessariamente poter arrivare ad un contatto fisico, e laddove fosse inevitabile, avviene perché non possiamo farne a meno, seguire le indicazioni che abbiamo detto prima, quindi l'igiene personale, le mani e purtroppo la mascherina. Una lettrice ci chiede: è possibile il calo del desiderio? No, io sto scherzando. Assolutamente sì, e è quello che noi Già uno stiamo fa una fatica. registrando anche di più in questo momento, anche con le maggiori richieste che stiamo ricevendo anche dal punto di vista della sessualità. Questo avviene anche perché stiamo vivendo una situazione pandemica mondiale, una situazione assolutamente inedita per tutti quanti noi, quindi ovviamente in situazioni di questo tipo c'è stress, c'è incertezza, si è creata quel senso di sospetto e di mancanza anche di fiducia, diciamo così, nell'avvicinarsi, nello stare in gruppo, nell'incontrarsi, e questo ovviamente dal punto di vista della sessualità può avere un riscontro anche sul disturbo del desiderio o la diminuzione del desiderio. Le guardate le E foto un'altra sullo sfondo, domanda in ragazzi? merito al sesso con la mascherina, la vedo tragica, ci scrive un lettore. E com'è possibile fare prevenzione? Cioè, modo magari di fare un tampone per essere più sicuri? Beh, il tampone deve essere fatto ovviamente la mattina per la sera, nel senso ovviamente il fatto di avere un tampone negativo ci rassicura, rassicura noi, rassicura l'altro, deve essere eseguito da parte di tutte e due, e nel frattempo però attenzione, non ci devono essere altri contatti, perché qualsiasi altro tipo di contatto, i dati oggi ci dicono che la gran parte delle persone che è sottoposta a tampone è asintomatica, quindi questo vuol dire che molti di noi potrebbero avere il virus, potrebbero quindi trasmetterlo, ma in realtà non avere nessun tipo di sintomo. Guardate le E allora foto. in questo senso mi faccio un tampone stamattina, prevedo un incontro stasera, probabilmente devo evitare qualsiasi altro tipo di contatto all'esterno ed essere molto cauto, molto attento. In questo momento questa è la cosa, insieme appunto invece all'utilizzo della mascherina e all'utilizzo di modalità, diciamo così, alternative della sessualità, è l'unico modo per poter avere comunque un contatto fisico.
Infatti una nostra lettrice scrive: da quando c'è il Covid sono meno serena e questo si riflette sul sesso. È possibile? C'è molta tensione, stress? C'è molta tensione, stress, poi consideriamo che molte persone sono ancora in smart working, quindi sono ancora in casa, i bambini a volte riescono ad essere portati a scuola, altre volte invece perché magari c'è stato qualche caso sospetto vengono di nuovo trattenuti in casa, quindi noi viviamo questo periodo un po' con due situazioni opposte, nel senso una maggiore intimità, anche una maggiore intimità familiare, ovviamente sto parlando delle coppie che convivono e delle famiglie, e un maggiore però anche stress determinato da questa maggiore intimità, perché noi siamo abituati comunque ad uscire per lavorare, a incontrare altre persone, quindi questa situazione ci mette più sotto pressione, considerando che poi ci mette sotto pressione la situazione generale, perché ancora, come dire, non vediamo la finanza degli interessi. Completamente, però certamente il sesso. Va bene, allora ci ha già smandrappato le palle abbastanza questa. Allora, no, però volevo far, perché il nemico bisogna conoscerlo. Lo so che ti viene rabbia. Adesso io non voglio, perché qui le reazioni sono delicate, no? Perché persone che si permettono di andare a dire queste cose in pubblico e chi le paga, andrebbero carcerate, andrebbero proprio private dei diritti civili. Ora non voglio aizzare il mondo contro questa persona, perché credo magari abbia una famiglia e non è giusto. Però queste persone sono delle da internare. Ma voi ve le immaginate la scena? Già, io ho detto facciamoci una risata, ma la situazione è veramente grave se si permettono di dire queste cose, perché stiamo, cioè, è peggio di quando hanno diffuso l'allarme dell'HIV. Se ci pensate è peggio, lo stanno a fa peggio. La stanno a fa peggio, la mascherina è diventata il preservativo, solo che questa gente il preservativo se lo dovrebbe calzare in testa, perché al posto della testa c'è un pisello. È così, mi dovete scusare se sono volgare, ma come si fa di una cosa del genere? Cioè, è ovvio che anche questa è la dimostrazione che dobbiamo diventare dei robot. Ci sono dei robot già pronti da vendere che sostituiranno il partner. Ci sono dei robot. Ve la ricordate il film di Alberto Sordi, Io e Caterina? Ecco, ci sono dei robot già pronti che costano tra i 20 e i 30 mila euro che faranno qualsiasi cosa, anche l'atto sessuale. Stiamo andando in quella direzione, ci siamo già in quella direzione. Ed è grazie a questi idioti che vanno in giro a dire queste cose alle televisioni che li ospitano. Ma un ragazzo che incontra una ragazza, ci esce la prima volta, si innamora. La prima volta poi è sempre una tragedia. È una tragedia. Si fanno delle grandissime figure di merda, perché la tensione è tanta, l'emozione è tanta. Ma la prima volta, ogni volta c'è una prima volta, no? Quindi, invece di aiutarli, gli diciamo tutte queste cose. Gli facciamo vedere che l'altro è un nemico, che la sua, che con un bacio si può morire. Ma stiamo veramente scherzando? Cioè è grottesco, è assurdo. Le stiamo dicendo tutte. Allora abbiamo un virus che ha imparato a contare, no? Perché riesce a contare se siamo più di 6 in casa, riesce a contare se siamo più di 30 a matrimonio, riesce a contare se stiamo più di 10 in una tavolata. Poi abbiamo il rischio di morte se baciamo. Ma voi immaginate, adesso avete, a parte la bastardaggine di pubblicare sullo sfondo quelle fotografie delle persone mascherate, è chiaro che c'è proprio una connivenza totale nel creare terrore nelle persone. È chiaro. Ormai è chiaro, veramente sono uno stupido, non lo capisce.
E purtroppo gli stupidi sono tanti. Ma ora, io parlo delle coppie alla prima occasione, ma pensate invece alle coppie. Questo ha parlato di smart working. Stare in casa acuisce lo stress, lo aumenta, mica lo diminuisce. La convivenza forzata rovina tutto, spesso, soprattutto quelle coppie che hanno dei problemi. Ma figuratevi, quelli, se già andavano poco a letto insieme, figuratevi adesso, se già si concedevano scambi di amore, perché qui non si parla solo di sesso, è giusto parlare dell'amore, ora non ci sarà mai più manifestazione in questo senso, il bacio, la bellezza del bacio. Hanno già condannato l'abbraccio, era abbastanza scontato che condannassero pure il bacio, no? E allora voglio invitarvi a fare una cosa, se vi va, oggi, dobbiamo riempire i social di baci. E allora io farò questo oggi, quando mia moglie tornerà a casa, io darò il telefonino a una delle mie due figlie, anzi a tutte e due, lo faranno insieme, e mi farò fotografare mentre bacio mia moglie e lo pubblicherò sul mio profilo e lo pubblicherò nei miei canali. E fatelo anche voi, perché i vostri figli vi devono vedere mentre baciate vostro marito o vostra moglie o il vostro partner, il vostro compagno. E se non avete dei figli, lo fate fare a un'altra persona. Diffondiamo il bacio, diffondiamo l'amore, mandiamo a cagare questi pazzi di merda, non ci facciamo assolutamente condizionare le nostre vite. E soprattutto facciamo l'amore, ma quello non fotografatelo e non pubblicatelo mentre lo fate. Il bacio, però sì, vi va di fare questa cosa? Ok, mediamente le mie dirette sono viste da qualche decina di migliaia di persone, fantastico, fotografiamoci tutti, diamo un bel segnale di menefreghismo, di amore, di gioia, di vita. E mettiamo in minoranza questi idioti. A posto, ci vediamo domani alle 10 puntuali. Ciao ciao.